succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire. Ci stavamo in più di 1000 su quella nave, tra ricconi in viaggio, emigranti, gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno solo che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando, semplicemente sul ponte. Magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni. Alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dov'era, gli partiva il cuore a 1000 e sempre, tutte le maledette volte, giuro sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava «L'America!». Poi rimaneva lì, immobile, come se avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l'aveva fatta lui l'America. La sera, dopo il lavoro e le domeniche, si era fatto aiutare dal cognato, muratore, brava persona. Prima aveva in mente qualcosa incompensato, poi gli ha preso un po' la mano e ha fatto l'America. Quello che per primo vede l'America. Su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso, no. E nemmeno per una questione di idiotria, è il destino quello. Quella è gente che da sempre ci aveva già quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini, tu potevi guardarli negli occhi e se guardavi bene, già la vedevi l'America. Già lì, pronta a scattare, a scivolare giù per nervi e sangue e che ne so io, fino al cervello e da lì alla lingua, fin dentro quel grido. America! C'era già, in quegli occhi di bambino, tutta l'America, lì ad aspettare. Questo me l'ha insegnato Danny Woodman, TD Lemon 900, il più grande pianista che abbia mai suonato sull'oceano. Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto. Così diceva. Quello che vedranno. E io ne ho viste di America. 6 anni su quella nave, 5-6 viaggi ogni anno, dall'Europa all'America e ritorno, sempre a mollo nell'oceano. Quando scendevi a terra, non riuscivi neanche a pisciare dritto nel cesso. Lui era fermo, lui, ma tu continuavi a dondolare, perché da una nave si può anche scendere, ma dall'oceano... Quando c'ero salito avevo 17 anni e di una sola cosa mi fregava nella vita, suonare la tromba. Così, quando venne fuori quella storia che cercavano gente per il piroscafo, il Virginian, giù al porto, io mi misi in coda, io e la tromba, gennaio 1927. «Li abbiamo già i suonatori», disse il tizio della compagnia. «Lo so», e mi misi a suonare. Lui se ne stette lì a fissarmi senza muovere un muscolo. Aspettò che finissi senza dire una parola e poi disse: «Che cos'era?» «Non lo so». Gli si illuminarono gli occhi. «Quando non sai cos'è, allora è jazz». Poi fece una cosa strana con la bocca, forse era un sorriso. Aveva un dente d'oro proprio qui, così in centro che sembrava l'avesse messo in vetrina per venderlo. «Ci vanno matti per quella roba lassù». Lassù voleva dire sulla nave. E quella specie di sorriso voleva dire che mi avevano preso. Suonavamo 3-4 volte al giorno, prima per i ricchi della classe lusso, e poi per quelli della seconda, e ogni tanto si andava da quei poveracci degli emigranti e suonavamo con loro, ma senza la divisa, così come veniva. E ogni tanto suonavano anche loro con noi. Suonavamo perché l'oceano è grande e fa paura.
Suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo e si dimenticasse dov'era e chi era. Suonavamo per farli ballare. Perché se balli non puoi morire e ti senti Dio. E suonavamo il ragtime, perché è la musica su cui Dio balla, quando nessuno lo vede. Su cui Dio ballava se solo era negro. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore e signori, madame, monsieur, benvenuti su questa nave, su questa città galleggiante che assomiglia in tutto e per tutto al Titanic. Calma, state seduti, il signore laggiù si è toccato, l'ho visto benissimo, benvenuti sull'oceano. A proposito, che ci fate qui? Una scommessa? Avevate i creditori alle calcagna. Siete in ritardo di una trentina d'anni sulla corsa all'oro. Volevate vedere la nave e poi non vi siete accorti che era partita. Siete usciti un attimo a comprare le sigarette e in questo momento vostra moglie è alla polizia che dice «Era un buon uomo, normalissimo, in 30 anni mai un litigio, insomma!» Che diavolo ci fate qua? A 300 miglia da qualsiasi fottutissimo mondo e a 2 minuti dal prossimo conato di vomito? Pardon, madame, scherzavo, si fidi. Se ne va questa nave come una biglia sul biliardo dell'oceano. Tac, ancora 6 giorni, 2 ore e 47 minuti e plop, in buca, New York! Non credo che ci sia bisogno di spiegarvi come questa nave sia in molti sensi una nave straordinaria e in definitiva unica. Al comando del capitano Smith, noto claustrofobo e uomo di grande saggezza. Avrete certo notato che vive in una scialuppa di salvataggio. Lavora per voi uno staff praticamente unico di professionisti e assolutamente fuori dall'ordinario. Paul Ziesiski, timoniere, ex sacerdote polacco, sensitivo, pranoterapeuta, purtroppo cieco. Bill Young, marconista, grande giocatore di scacchi, mancino, balbuziente. Il medico di bordo, il dottor Klaus Esprandes Frinchman, aveste urgenza di chiamarlo? Siete fregati. Ma soprattutto, Monsieur Pardy, lo chef, direttamente proveniente da Parigi, dove peraltro è subito tornato dopo aver verificato di persona la curiosa circostanza che vede questa nave priva di cucine. Come ha argutamente notato tra gli altri, Monsieur Camembert, cabina 12, che oggi si è lamentato per aver trovato il lavabo pieno di maionese. Cosa strana. Di solito, nei lavabi ci mettiamo gli affettati. Questo per via dell'inesistenza delle cucine, cosa a cui va attribuita tra l'altro l'assenza su questa nave di un vero cuoco, quale certamente era Monsieur Pardy, subito tornato a Parigi, da cui proveniva direttamente, nell'illusione di trovare qui sopra delle cucine che invece a rimanere fedeli ai fatti non ci sono. E questo grazie alla spiritosa dimenticanza del progettista di questa nave, l'insigne ingegner Camille Larry, anoressico di fama mondiale, a cui prego di indirizzare il vostro più caloroso applauso! Non ne troverete altre di nave così, credetemi. Forse se cercherete per anni ritroverete un capitano claustrofobico, un timoniere cieco, un marconista balbuziente, un dottore dal nome impronunciabile, tutti sulla stessa nave, senza cucine, può darsi. Ma quel che non vi succederà più, potete giurarci, è di stare lì seduti, col culo su 10 cm di poltrona e centinaia di metri d'acqua, nel cuore dell'oceano, con davanti agli occhi il miracolo e nelle orecchie la meraviglia e nei piedi il ritmo e nel cuore il sound dell'unica, inimitabile, infinita Atlantic Jazz Band! Al clarinetto, Sam Sleepy Washington. Al banjo, Oscar de la Guerra. Alla tromba, Tim Tooney. Trombone, Jim Jim Breath Gallup. Alla chitarra, Samuel Hawkins. E infine, al piano, Danny Budman. TD Lemon 900, il più grande! Lo era davvero, il più grande. Noi suonavamo musica.
Lui era qualcosa di diverso. Lui suonava... Non esisteva quella roba prima che suonasse lui, ok? Non c'era da nessuna parte. E quando lui si alzava dal piano, non c'era più. E non c'era più per sempre. Danny Woodman, T.D. Lemon 900. L'ultima volta che l'ho visto era seduto su una bomba. Sul serio. Stava seduto su una carica di dinamite grande così. È una lunga storia. Lui diceva... Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla. Lui l'aveva una buona storia. Lui era la sua buona storia. Pazzesca a ben pensarci. Ma bella. E quel giorno, seduto su tutta quella dinamite, me l'ha regalata. Perché ero il suo migliore amico io. E poi ne ho fatte di fesserie, eh? E se mi metto una testa in giù non esce più niente dalle mie tasche. Anche la tromba mi sono venduto. Tutto, ma quella storia no. Quella non l'ho persa. Sta ancora qui, limpida e inspiegabile. Come solo era la musica quando in mezzo all'oceano la suonava il pianoforte magico di Danny Woodman T.D. Lemon 900. A trovarlo era stato un marinaio che si chiamava Danny Woodman. Lo trovò un mattino che erano già tutti scesi a Boston. Lo trovò in una scatola di cartone. Avrà avuto 10 giorni, non di più. Neanche piangeva. Se ne stava silenzioso con gli occhi aperti in quello scatolone. L'avevano lasciato nella sala da ballo della prima classe, sul pianoforte. Non aveva l'idea, però, di essere un neonato da prima classe. Quelle cose le facevano gli emigranti, di solito. Partorire di nascosto, da qualche parte del ponte e poi lasciare lì i bambini. Mica per cattiveria, eh? Era miseria quella. Miseria nera. Un po' come la storia dei vestiti. Salivano che avevano le pezze al culo. Ognuno col suo vestito consumato dappertutto. L'unico che avevano. Poi però, dato che l'America era l'America, li vedevi scendere alla fine ben vestiti. Con le cravatte anche gli uomini. E i bambini con certe camiciole bianche che... Insomma... Ci sapevano fare. In quei 20 giorni di viaggio cucivano e tagliavano. Alla fine non trovavi più neanche una tenda, un lenzuolo, niente. Si erano fatti il vestito buono per l'America. Potevi mica dirgli niente. Insomma, ogni tanto ci scappava anche il bambino, che per un emigrante è una bocca in più da sfamare, e un sacco di grana all'ufficio immigrazione. Li lasciavano sulla nave, in cambio delle tende e delle lenzuola, in un certo senso. Con quel bambino doveva essere andata così. Dovevano essersi fatti un ragionamento. Se lo lasciamo sul pianoforte a coda, nella sala da ballo di prima classe, magari lo prende qualche riccone e sarà felice tutta la vita. Era un buon piano. Funzionò a metà. Non diventò ricco, ma pianista sì. Il migliore, giuro, il migliore. Comunque, il vecchio Woodman lo trovò là. Cercò qualcosa che dicesse chi era, ma trovò solo una scritta sul cartone della scatola, stampata con inchiostro blu. T.D. Limoni. C'era anche una specie di disegno di un limone, blu anche lui. Danny era un negro di Filadelfia, un gigante d'uomo che era una meraviglia. Pigliò il bambino in braccio e gli disse «Hello, Lemon!» e gli scattò qualcosa dentro, come la sensazione che era diventato padre. Per tutta la vita continuò a sostenere che quel TD significasse evidentemente Thanks Danny, grazie Danny. Era assurdo, ma lui ci credeva davvero. L'avevano lasciato lì per lui quel bambino. Ne era convinto, TD Lemon, TD, Thanks Danny. Un giorno gli portarono un giornale su cui c'era la reclama di un uomo con un faccione idiota e dei baffi fini fini da Latin Lover. E c'era disegnato un limone grande così. E vicino la scritta diceva Tano D'Amato, il re dei limoni. Tano D'Amato, limoni da re, e non so quale attestato o premio o cosa, Tano D'Amato. Il vecchio Woodman non fece una piega. «Chi è questo frocio?» chiese. E si fece dare il giornale perché di fianco alla reclama c'erano i risultati delle corse. Gli piacevano i nomi dei cavalli, tutto lì. Aveva una vera passione. Ti diceva sempre «Senti questo, questo qui, ha corso ieri a Cleveland, senti qua, l'hanno chiamato Cerchi Grane». «Capisci? Ma è possibile, è questo?» «Meglio prima». Insomma, gli piacevano i nomi dei cavalli, c'aveva questa passione. Di chi vinceva non gli importava un cazzo. Erano i nomi che gli piacevano. A quel bambino incominciò a dare il suo di nome.
Danny Woodman, l'unica vanità che si concesse in tutta la vita. Poi aggiunse Tiddy Lemon, proprio uguale alla scritta che c'era sulla scatola di cartone, perché diceva che faceva fine avere delle lettere in mezzo al nome. «Tutti gli avvocati ce l'hanno», confermò Barty Bone, un macchinista che era finito in galera grazie a un avvocato che si chiamava John PTK Wonder. «Se fa l'avvocato lo ammazzo», sentenziò il vecchio Woodman. Però poi le due iniziali le lasciò. E così venne fuori Danny Woodman Tiddy Lemon. Era un bel nome. Lo studiarono un po', ripetendolo a bassa voce, il vecchio Danny e gli altri, giù in sala macchine con le macchine spente a mollo nel porto di Boston. Un bel nome», disse alla fine il vecchio Woodman. «Però gli manca qualcosa. Gli manca un gran finale». Era vero. Gli mancava un gran finale. «Aggiungiamo martedì», disse Sam Strull, che faceva il cameriere. «L'hai trovato martedì, chiamalo martedì». Danny ci pensò un po' e poi sorrise. «È un'idea buona, Sam. L'ho trovato nel primo anno di questo nuovo fottutissimo secolo, no? Lo chiamerò 900». «900? 900. Ma è un numero». «Era un numero. Adesso è un nome. Danny Woodman, Tiddy Lemon, 900. È perfetto. È bellissimo. Un gran nome, Cristo. Davvero un gran nome. Andrà lontano con un nome così». Si chinarono sulla scatola di cartone. Danny Woodman, Tiddy Lemon, 900 li guardò e sorrise. Loro rimasero di stucco. Nessuno si aspettava che un bambino così piccolo potesse fare tutta quella merda. Danny Woodman fece ancora il marinaio per 8 anni, 2 mesi e 11 giorni. Poi, durante una burrasca in pieno oceano, si prese una carrucola impazzita in mezzo alla schiena. Ci mise 3 giorni a morire. Era rotto dentro, non c'era verso di rimetterlo insieme. 900 era un bambino allora. Aveva una pila di giornali vecchi alta così. E per 3 giorni, facendo una fatica bestiale, lesse al vecchio Danny, che stava tirando le cuoia, tutti i risultati delle corse che trovò. Metteva insieme le lettere, come Danny gli aveva insegnato, col dito premuto sulla carta del giornale e gli occhi che non mollavano un istante. Leggeva lentamente, ma leggeva. Così il vecchio Danny morì sulla 6ª corsa di Chicago, vinta da acqua potabile con 2 lunghezze su minestrone e 5 su fondotinta blu. Il fatto è che non riuscì a non ridere a quei nomi, e ridendo schiattò. Lo avvolsero in un telone e lo restituirono all'oceano. Sul telone, con una vernice rossa, il capitano scrisse «Thanks, Danny». Così, all'improvviso, 900 divenne orfano per la 2ª volta. Aveva 8 anni e si era già fatto avanti e indietro dall'Europa all'America almeno 50 volte. L'oceano era casa sua, insomma. E quanto alla terra, beh, non ci aveva mai messo piede. L'aveva vista, sì, dai porti. Ma sceso mai. Il fatto è che Danny aveva paura che glielo portassero via con qualche storia di documenti, visti o cose del genere. Così 900 rimaneva a bordo, sempre. E poi a un certo punto si ripartiva. A volere essere precisi, 900 non esisteva nemmeno per il mondo. Non c'era città, parrocchia, ospedale, galera, squadra di baseball che avesse scritto da qualche parte il suo nome. Senza patria, senza data di nascita, senza famiglia. Aveva 8 anni, ma ufficialmente non era mai nato. «Non potrà continuare a lungo questa storia», dicevano ogni tanto a Danny. «Oltretutto è anche contro la legge». Ma Danny aveva una risposta che non faceva una piega. «In culo la legge», diceva. Non è che si potesse discutere un granché con quella partenza. Quando arrivarono a Southampton, alla fine del viaggio in cui Danny morì, il capitano decise che era ora di farla finita con quella recita. Chiamò le autorità portuali e disse al suo vice che gli andasse a prendere 900. Beh, non lo trovò. Lo cercarono per tutta la nave, per 2 giorni. Niente, era sparito. Non andava giù a nessuno quella storia. Si erano abituati a quel ragazzino e nessuno osava dirlo, ma ci vuole poco a buttarsi giù dalla muratura e poi il mare fa quel che vuole.
Così ci avevano la morte nel cuore, quando 22 giorni dopo ripartirono per Rio de Janeiro, senza che 900 fosse tornato o che si fosse saputo qualcosa di lui. Stelle filanti, sirene, come tutte le volte, ma era diverso quella volta. Stavano per perdere 900 ed era per sempre. Qualcosa gli rosicchiava il sorriso a tutti e gli mordeva dentro. La seconda notte di viaggio, che non si vedevano nemmeno più le luci della costa irlandese, Barry, il nostromo, entrò come un pazzo nella cabina del comandante, svegliandolo e dicendogli che doveva assolutamente venire a vedere. Il comandante bestemmiò, ma poi andò. Salone da ballo della prima classe. Luci spente. Gente in pigiama, in piedi, all'ingresso. Passeggeri usciti dalla cabina. E poi marinai e tre tutti neri saliti dalla sala macchine. E anche Truman, il marconista. Tutti in silenzio a guardare. Novecento. Stava seduto sul sediolino del pianoforte. Con le gambe che penzolavano giù, non toccavano nemmeno per terra. E come vero iddio, stava suonando. Suonava non so che diavolo di musica, ma piccola e bella. Non c'era trucco, era proprio lui a suonare. Le sue mani, su quei tasti, Dio sa come. E bisognava sentire cosa gli veniva fuori. C'era una signora in vestaglia rosa, una piena di soldi, per capirci. La moglie americana di un assicuratore, quindi... Beh, aveva dei lacrimoni così. Guardava e piangeva, non la smetteva più. Quando si trovò il comandante di fianco, bollito dalla sorpresa, lui letteralmente bollito, quando se lo trovò di fianco, tirò su col naso, l'aricona dico, tirò su col naso e indicando il pianoforte gli chiese: «Ma come si chiama?» «Novecento». «Non la canzone, il bambino!» «Novecento». «Ah, come la canzone!» Era quel genere di conversazione che un comandante di marina non può sostenere più di 4 o 5 battute, soprattutto quando ha appena scoperto che un bambino che credeva morto non solo era vivo, ma nel frattempo aveva anche imparato a suonare il piano. Piantò la ricona lì dov'era, con le sue lacrime e tutto il resto, e attraversò a passi decisi il salone. Pantaloni del pigiama e giacca della divisa non abbottonata. Si fermò solo quando arrivò al pianoforte. Avrebbe voluto dire molte cose in quel momento, e tra le altre, «Dove cazzo hai imparato?» o «Dove diavolo ti eri nascosto?» Però, come tanti uomini abituati a vivere in divisa, aveva finito per pensare anche in divisa. Così quel che disse fu: «Novecento, tutto questo è assolutamente contrario al regolamento». Novecento smise di suonare. Era un ragazzino di poche parole e di grande capacità di apprendimento. Guardò con dolcezza il comandante e disse: «In culo al regolamento». Il mare si è svegliato, il mare ha deragliato, scoppia l'acqua contro il cielo, scoppia, sciacqua. Stacca al vento nubi e stelle, furibondo. Si scatena fino a quando? Non si sa, dura un giorno, finirà. Mamma, questo non lo avevi detto, mamma. Ninna nanna, ti culla il mare, ti culla un corno, furibondo, tutto intorno. Schiuma e strazio, pazzo il mare. Fino a dove puoi vedere? Solo nero e muri neri e murinelli e muti tutti ad aspettare. Che la smetta e naufragare. Questo, mamma, non lo voglio fare. Voglio l'acqua che riposa, che ti specchia, ferma questi muri assurdi d'acqua, giù a franare e sto rumore. Rivoglio l'acqua che sapevi tu. Rivoglio il mare, silenzio, luce e pesci volanti. Sopra, a volare.
Primo viaggio, prima burrasca. Sfiga. Neanche avevo ben capito com'era il giro che mi beccai una delle burrasche più micidiali della storia del Virginian. In piena notte, gli son girati i coglioni e via. Ha dato il giro al tavolo. L'oceano. Sembrava che non finisse più. Uno che su una nave suona la tromba. Non è che quando arriva la burrasca possa fare un granché. Può giusto evitare di suonare la tromba, tanto per non complicare le cose, e starsene buono nella sua cuccetta. Però io non ci resistevo là dentro. Hai un bel distrarti, è vero, ma puoi giurarci, prima o poi ti arriva diritta nel cervello quella frase. Ha fatto la fine del topo. Io non la volevo fare la fine del topo. E quindi me ne andai fuori da quella cabina e mi misi a vagare. Mica sapevo dove andare. C'ero da 4 giorni su quella nave. Era già qualcosa se trovavo la strada per i cessi. Sono piccole città galleggianti quelle, davvero. Insomma, è chiaro. Sbattendo da tutte le parti e prendendo corridoi a casaccio come veniva, alla fine mi persi. Era fatta. Definitivamente fottuto. Fu a quel punto che arrivò uno, tutto elegante, in scuro, camminava tranquillo, mica con l'aria di essersi perso. Sembrava non sentire nemmeno le onde. Come se passeggiasse sul lungomare di Nizza. Ed era 900. Aveva 27 anni allora, ma sembravano di più. Io lo conoscevo appena, ci avevo suonato insieme in quei 4 giorni con la band, nient'altro. Non sapevo neanche dove stesse di cabina. Certo, gli altri qualcosa mi avevano raccontato di lui. Dicevano una cosa strana, dicevano «Non è mai sceso da qui». 27 anni senza mai mettere piede a terra. Detta così, aveva tutta l'aria di essere una palla colossale. Si diceva anche che suonava una musica che non esisteva. Quel che sapevo io era che tutte le volte prima di iniziare a suonare, lì in sala da ballo, Fritz Herrmann, un bianco che non capiva niente di musica ma aveva una bella faccia e per questo dirigeva la band, gli si avvicinava e gli diceva sottovoce «Per favore, 900, solo le note normali, ok?» 900 faceva sì con la testa e poi suonava le note normali, guardando fisso davanti a sé, mai un'occhiata alle mani, sembrava stesse tutto da un'altra parte. Adesso so che ci stava in effetti da un'altra parte, ma allora no. Pensavo che era un po' strano tutto lì. Quella notte, nel bel mezzo della burrasca, con quell'aria da signore in vacanza, mi trovò là, perso in un corridoio qualunque, con la faccia di un morto, mi guardò, mi sorrise e mi disse «Vieni, ora». Se uno che su una nave suona la tromba incontra nel bel mezzo di una burrasca uno che gli dice «Vieni», quello che suona la tromba può fare solo una cosa, andare. Gli andai dietro. Camminava. Lui. Io... Era un po' diverso, non avevo quella compostezza, ma comunque arrivammo nella sala da ballo. E poi, rimbalzando di qua e di là, io ovviamente, perché lui sembrava avesse i binari sotto i piedi, arrivammo vicino al pianoforte. Non c'era nessuno in giro. Quasi buio. Solo qualche lucina, quella. 900 mi indicò le zampe del pianoforte. «Togli i fermi», disse. La nave ballava che era un piacere. Facevi fatica a stare in piedi, era una cosa senza senso sbloccare quelle rotelle. Se ti fidi di me, toglili. Questo è matto, pensai. E li tolsi. E adesso vieni. Vieni a sederti qui, mi disse allora 900. Non capivo dove voleva arrivare, proprio non lo capivo. Stavo lì a tenere fermo quel pianoforte che incominciava a scivolare come un enorme sapone nero. Una situazione di merda, giuro. Se non sali adesso, non sali più, disse il matto sorridendo. Ok, mandiamo tutto in merda, ok? Tanto cosa c'è da perdere? Ci salgo, d'accordo, ecco. Sul tuo stupido sediolino ci sono salito. E adesso? E adesso non avere paura. E si mise a suonare. Ora nessuno è costretto a crederlo. Ed io, ad essere precisi, non ci crederei mai se me lo raccontassero. Ma la verità dei fatti è che quel pianoforte incominciò a scivolare sul legno della sala da ballo e noi dietro di lui. Con 900 che suonava e non staccava lo sguardo dai tasti, sembrava altrove e il piano seguiva le onde. E andava, tornava, si girava, puntava diritto verso la vetrata e quando era arrivato a un pelo si fermava e scivolava indietro. Dico, sembrava che il mare lo cullasse e cullasse noi,
E io non ci capivo un accidente, il 900 suonava, non smetteva un attimo ed era chiaro. Non suonava semplicemente. Lui lo guidava quel pianoforte, capito? Coi tasti, con le note, non so, lui lo guidava dove voleva. Era assurdo, ma era così. Io capii in quel momento che quel che stavamo facendo era danzare con l'oceano. Noi e lui, ballerini pazzi e perfetti, stretti in un torbido valzer. Oh yes. Il pianoforte continua a danzare mentre l'oceano impazza e la nave balla. La musica del piano detta una specie di valzer che con diversi effetti sonori accelera, frena, gira, insomma, guida il grande ballo. Poi l'ennesima acrobazia e... Oh Cristo! Un gran casino. Attimo di paura e di silenzio. Poi 900 disse che doveva ancora perfezionare quel trucco. Io dissi che in fondo si trattava proprio solo di registrare i freni. Il comandante, finita la burrasca, disse: «Porco di un demonio, voi due adesso finite in sala macchine e ci restate, perché sennò vi uccido con queste mani! E sia chiaro, che pagherete tutto, fino all'ultimo centesimo, dovreste anche lavorare tutta la vita. Com'è vero che questa nave si chiama Virginia e voi due siete i più grandi imbecilli che abbiano mai solcato l'oceano!» Laggiù in sala macchine, quella notte, 900 ed io diventammo amici, per la pelle e per sempre. Passammo tutto il tempo a contare quanto poteva fare in dollari tutto quello che avevamo rotto. E più il conto saliva e più ridevamo. E se ci ripenso, mi sembra che era quella cosa lì, essere felici. Fu in quella notte che gli chiesi se quella storia era vera, quella di lui e la nave. Insomma, che ci era nato sopra e tutto il resto. E lui rispose sì. Ma vero, veramente? Lui era tutto serio. Vero, veramente? E io non so. Però in quel momento quello che sentii dentro per un istante, senza volerlo e non so perché, fu un brivido. Ed era un brivido di paura. Paura. Una volta chiesi al 900 a cosa diavolo pensava mentre suonava e cosa guardava, sempre fisso davanti a sé. E insomma, dove finiva con la testa, mentre le mani gli andavano avanti e indietro sui tasti. E lui mi disse: «Oggi son finito in un paese bellissimo. Le donne avevano i capelli profumati e c'era tanta luce ed era pieno di tigri». Viaggiava lui. E ogni volta finiva in un posto diverso. Nel centro di Londra, su un treno in mezzo alla campagna, su una montagna così alta che la neve ti arrivava alla pancia, anche nella chiesa più grande del mondo, a contare le colonne e guardare in faccia i crocifissi. Viaggiava. Era difficile capire cosa mai potesse saperne lui di chiese e di neve e di tigri, voglio dire. Non c'era mai sceso da quella nave, proprio mai. Non era una palla, era tutto vero. Mai sceso. Eppure era come se le avesse viste, tutte quelle cose. 900 era uno che, se tu gli dicevi «una volta sono stato a Parigi», lui ti chiedeva se avevi visto i giardini tal dei tali e se avevi mangiato in quel dato posto. Sapeva tutto. Ti diceva «quello che a me piace laggiù è aspettare il tramonto, andando avanti e indietro sul Pont Neuf. E quando passano le chiatte, fermarmi, guardarle e salutarle con la mano». 900, ma ci sei mai stato a Parigi tu? No. E allora, cioè sì, ma sì cosa? Parigi! Potevi pensare che era matto, ma non era così semplice. Quando uno ti racconta con assoluta esattezza che odore c'è in Bertram Street d'estate, quando ha appena smesso di piovere, non puoi pensare che è matto per la sola stupida ragione che in Bertram Street lui non c'è mai stato. Negli occhi di qualcuno, nelle parole di qualcuno, lui quell'aria l'aveva respirata davvero, a modo suo, ma davvero. Il mondo magari non l'aveva visto, ma erano esattamente 27 anni che il mondo passava su quella nave. Ed erano 27 anni che lui su quella nave lo spiava e gli rubava l'anima. In questo era un genio, niente da dire. Sapeva ascoltare e sapeva leggere, non i libri, quelli sono buoni tutti, sapeva leggere la gente. I segni che la gente si porta addosso, i posti, i rumori, gli odori, la loro terra, la loro storia, tutta scritta addosso.
Lui leggeva e con cura infinita, catalogava, sistemava, ordinava. Ogni giorno aggiungeva un piccolo pezzo a quella immensa mappa che stava disegnando nella testa. Immensa, la mappa del mondo intero. Da un capo all'altro, città enormi e angoli di bar, lunghi fiumi, pozzanghere, aerei, leoni, una mappa meravigliosa. Ci vollero anni, ma alla fine un giorno presi il coraggio a quattro mani e glielo chiesi. 900. Perché Cristo non scendi? Una volta, anche solo una volta. Perché non lo vai a vedere il mondo? Con gli occhi tuoi, proprio i tuoi però. Perché te ne stai su questa galera viaggiante? Tu potresti startene sul tuo Ponnef, a guardare le chiatte e tutto il resto. Tu potresti fare quello che vuoi, suoni il pianoforte da Dio, impazzirebbero per te. Ti faresti un sacco di soldi e potresti sceglierti la casa più bella che c'è, puoi anche fartela a forma di nave, ma che ti frega? Ma te la metteresti dove vuoi, in mezzo alle tigri magari, o in Bertram Street? Dio santo, non potrai continuare tutta la vita ad andare avanti e indietro come uno scemo. Tu non sei scemo, tu sei grande. E il mondo è lì. C'è solo quella fottuta scaletta da scendere. Cosa sarà mai? Qualche stupido gradino del cazzo, Cristo? C'è tutto alla fine di quei gradini, tutto! Perché non la fai finita e te ne scendi da qui una volta almeno? Una sola volta? 900, perché non scendi? Perché? Perché? Fu d'estate, nell'estate del 1931, che sul Virginian salì Jelly Roll Morton, tutto vestito di bianco, anche il cappello, e un diamante così al dito. Lui era uno che quando faceva i concerti scriveva sui manifesti «Stasera Jelly Roll Morton, l'inventore del jazz». Non lo scriveva così per dire, ne era convinto. L'inventore del jazz, suonava il pianoforte. Sempre un po' seduto di tre quarti e con due mani che erano farfalle, leggerissime. Aveva iniziato nei bordelli a New Orleans e l'aveva imparato lì a sfiorare i tasti e accarezzare note. Facevano l'amore al piano di sopra e non volevano baccano. Volevano una musica che scivolasse dietro le tende e sotto i letti, senza disturbare. Lui faceva quella musica lì. E in quello veramente era il migliore. Qualcuno, da qualche parte, un giorno, gli disse di 900. Dovettero dirgli una cosa tipo «Quello è il più grande pianista del mondo». Può sembrare assurdo, ma era una cosa che poteva succedere. Non aveva mai suonato una sola nota fuori dal Virginian, 900, eppure era un personaggio a suo modo celebre ai tempi e una piccola leggenda. Quelli che scendevano dalla nave raccontavano di una musica strana e di un pianista che sembrava avesse quattro mani, tante note faceva. Giravano storie curiose, anche vere alle volte, come quella del senatore americano Wilson, che si era fatto il viaggio tutto in terza classe, perché era lì che 900 suonava quando non suonava le note normali, ma quelle sue, che normali non erano. C'aveva un pianoforte, là sotto, e ci andava di pomeriggio o la notte tardi. Prima ascoltava. Voleva che la gente gli cantasse le canzoni che sapeva. Ogni tanto qualcuno tirava fuori una chitarra o un'armonica, qualcosa, e iniziava a suonare. Musiche che venivano da chissà dove. 900 ascoltava. Poi incominciava a sfiorare i tasti. Mentre quelli cantavano o suonavano, sfiorava i tasti e a poco quelli diventavano un suono vero e proprio. Uscivano dei suoni dal pianoforte, verticale e nero. Ed erano suoni dell'altro mondo. C'era dentro tutto. Tutte in una volta, tutte le musiche della terra. C'era da rimanere di stucco. E rimase di stucco il senatore Wilson a sentir quella roba. E a parte quella storia della terza classe, lui tutto elegante in mezzo a quella puzza, perché era puzza vera e propria, a parte quella storia, lo dovettero portare giù di forza all'arrivo. Perché se era per lui, sarebbe rimasto là sopra a sentir 900 per tutto il resto dei fottuti anni che gli restavano da vivere. Davvero. Lo scrissero sui giornali, ma era vero sul serio. Era proprio andata così. Insomma, qualcuno andò da Jelly Roll Morton e gli disse «Su quella nave c'è uno che col pianoforte fa quel che cazzo vuole. E quando ha voglia suona jazz, ma quando non ha voglia suona qualcosa che è come 10 jazz messi insieme». Jelly Roll Morton aveva un caratterino. Lo sapevano tutti. Disse
Come fa a suonare bene uno che non ha mai nemmeno le palle per scendere da una stupida nave? E giù a ridere come un matto, lui, l'inventore del jazz. Poteva finire lì, solo che uno a quel punto disse: fai bene a ridere, perché se solo quello si decide a scendere, tu ritorni a suonare nei bordelli, come è vero Dio, nei bordelli. Jelly Roll smise di ridere, tirò fuori dalla tasca una piccola pistola col calcio da madreperla, la puntò alla testa del tizio che aveva parlato e non sparò, però disse: dov'è questa cazzo di nave? Quel che aveva in mente era un duello. Si usava allora. Si sfidavano a colpi di pezzi di bravura e alla fine uno vinceva. Niente sangue, ma un bel po' di odio vero, sotto la pelle. Note e alcol. Poteva anche durare una notte intera. Era quella cosa lì che aveva in mente Jelly Roll. Per farla finita con sta storia del pianista sull'oceano e tutte quelle balle lì, insomma. Per farla finita. Il problema è che 900, a dire il vero, nei porti non suonava mai. Non voleva suonare. Erano già un po' terra i porti e non gli andava. Lui suonava dove voleva lui. E dove voleva lui era in mezzo al mare, quando la terra è solo più luci lontane, o un ricordo, o una speranza. Era fatto così. Jelly Roll Morton bestemmiò 1000 volte, lui, che non aveva mai messo piede su una nave che non andasse su e giù dal Mississippi. «È la cosa più idiota che io abbia fatto in vita mia», disse con qualche bestemmia in mezzo ai giornalisti che andarono a salutarlo al Molo 14 di Boston. Poi si chiuse in cabina e aspettò che la terra diventasse luci lontane e ricordo e speranza. 900, lui, non è che si interessasse molto alla cosa, non la capiva neanche bene. Un duello, e perché? Però era curioso, voleva sentire come diavolo suonava l'inventore del jazz. Non lo diceva per scherzo, ci credeva che fosse davvero l'inventore del jazz. Credo che avesse in mente di imparare qualcosa, qualcosa di nuovo. Era fatto così, lui. Un po' come il vecchio Danny. Non aveva il senso della gara. Non gli fregava niente sapere chi vinceva. Era il resto che lo stupiva. Tutto il resto. Alle 21:37 del secondo giorno di navigazione col Virginian spedito a 20 nodi sulla rotta per l'Europa, Jelly Roll Morton si presentò nella sala di ballo di prima classe, elegantissimo, in nero. Tutti sapevano benissimo cosa fare. I ballerini si fermarono, noi della band posammo gli strumenti, il barman versò il whisky, la gente ammutò lì. Jelly Roll prese il whisky. Si avvicinò al pianoforte e guardò negli occhi 900. Non disse nulla, ma quello che si sentì nell'aria fu: alzati da lì. 900 si alzò. Lei è quello che ha inventato il jazz, vero? Già. E tu sei quello che suona solo se ha l'oceano sotto il culo, vero? Già. Si erano presentati. Jelly Roll si accese una sigaretta, l'appoggiò in bilico sul bordo del pianoforte, si sedette e iniziò a suonare. Ragtime. Ma sembrava una cosa mai sentita prima, non suonava, scivolava. Era come una sottoveste di seta che scivolava via dal corpo di una donna e lo faceva ballando. C'erano tutti i bordelli d'America in quella musica, ma i bordelli, quelli di lusso, quelli dove è bella anche la guardarobiera. Jelly Roll finì ricamando delle notine invisibili in alto, alla fine della tastiera, come una piccola cascata di perle su un pavimento di marmo. La sigaretta era sempre là, sul bordo del pianoforte, mezza consumata, ma la cenere era ancora tutta lì. Avresti detto che non aveva voluto cadere per non far rumore. Jelly Roll prese la sigaretta tra le dita. Aveva mani che erano farfalle. L'ho detto, prese la sigaretta e la cenere se ne stette là. Non voleva saperne di cadere, forse c'era anche un trucco o altro. Non so, certo non cadeva. Si alzò. L'inventore del jazz si avvicinò a 900, gli mise la sigaretta sotto il naso, lei e tutta la sua cenere bene ordinata, e disse: «Tocca a te, marinaio». 900 sorrise. Si stava divertendo. Sul serio. Si sedette al piano e fece la cosa più stupida che poteva fare. Suonò «Torna indietro, Paperino». Una canzone di un'idiozia infinita. L'aveva sentita da un emigrante anni prima e da allora non se l'era mai tolta di dosso. Gli piaceva, veramente. Non so cosa ci trovasse, ma gli piaceva.
Certo, non era quello che si direbbe un pezzo di bravura. Volendo l'avrei saputa suonare perfino io. Lui la suonò giocando un po' coi bassi, raddoppiando qualcosa, aggiungendo due o tre svolazzi dei suoi, ma insomma, era un'idiozia e un'idiozia rimase. Jelly Roll aveva la faccia di uno a cui avevano rubato i regali di Natale. Fulminò 900 con due occhi da lupo e si risedette al piano. Staccò un blues che avrebbe fatto piangere anche un macchinista tedesco. Sembrava che tutto il cotone di tutti i negri del mondo fosse lì. E le raccogliesse lui con quelle note. Una cosa da lasciarci l'anima. Tutta la gente si alzò in piedi, tirava su col naso e applaudiva. Si vedeva che stava per averne piene le palle di tutta questa storia. Novecento già partì male perché si sedette al piano con negli occhi due lacrimoni così, per via del blues. Il vero assurdo fu che con tutta la musica che aveva in testa e nelle mani, cosa gli venne in mente di suonare? Il blues che aveva appena sentito. Era così bello, mi disse poi. Proprio non aveva la minima idea di cosa fosse un duello. Non aveva la minima idea, suonò il blues, suonò quel blues. Per di più, nella sua testa si era trasformato in una serie di accordi lentissimi, uno dopo l'altro, in processione, una noia micidiale. Lui suonava tutto accorciato sulla tastiera, se li godeva a uno quegli accordi, anche strani oltretutto, roba dissonante, lui se li godeva proprio, gli piacevano. Gli altri meno. Quando finì, partì perfino qualche fischio. Fu a quel punto che Jelly Roll Morton perse definitivamente la pazienza e più che andare al piano ci saltò sopra. Tra sé e sé, ma in modo che tutti capissero benissimo, sibilò poche parole, molto chiare. E allora vai a fare in culo, coglione. Tutto quello che ci si può fare con una tastiera di 88 tasti, lui la fece, a una velocità mostruosa. Senza sbagliare una nota, senza muovere un muscolo della faccia, non era nemmeno musica. Erano giochi di prestigio, era magia bella e buona quella. Era una meraviglia. Non c'erano santi. Una meraviglia. La gente diede di matto. Strillavano e applaudivano. Una cosa così non l'avevano mai vista. C'era un casino che sembrava Capodanno. E in quel casino mi trovai davanti 900. Aveva la faccia più delusa del mondo. E anche un po' stupita. Mi guardò e disse: «Ma quello è completamente scemo». Non gli risposi. Non c'era niente da rispondere. Lui si piegò verso di me e mi disse: «Dammi una sigaretta, va». Ero talmente stranito che la presi e gliela diedi. Voglio dire, 900 non fumava. Prese la sigaretta, si girò e andò a sedersi al pianoforte. Ci misero un po' in sala a capire che si era seduto lì e che magari voleva suonare. Ci scapparono anche un paio di battute pesanti e risate e qualche fischio. La gente fa così, è cattiva con quelli che perdono. 900 aspettò paziente che ci fosse una specie di silenzio intorno. Poi gettò un'occhiata a Jelly Roll e disse sottovoce: «L'hai voluto tu, pianista di merda». Poi appoggiò la mia sigaretta sul bordo del pianoforte e iniziò. Il pubblico si beve tutto senza respirare, tutto in apnea, con gli occhi inchiodati sul piano e la bocca aperta, come dei perfetti imbecilli. Rimasero così, in silenzio, completamente tronati.
anche dopo quella micidiale scarica finale di accordi che sembrava avesse 100 mani. Sembrava che il piano dovesse scoppiare da un momento all'altro. In quel silenzio pazzesco, 900 si alzò. Prese la sigaretta, si sporse un po' in avanti e la avvicinò alle corde del piano. Leggero sfrigolio, la tirò fuori da lì ed era accesa. Giuro, bella accesa! 900 la teneva in mano come fosse una piccola candela. Non fumava lui, neanche sapeva tenerla tra le dita. Fece qualche passo indietro e arrivò davanti a Jelly Roll Morton. Gli pose la sigaretta e gli disse: «Fumala tu, io non sono buono». Fu lì che la gente si risvegliò dall'incantesimo. Venne giù un'apoteosi di grida e applausi e casino, non so, non si era mai vista una cosa del genere. Tutti urlavano, tutti volevano toccare 900, un bordello generale, non si capiva più niente. Ma io lo vidi, lì in mezzo, Jelly Roll Morton, fumare nervosamente quella maledetta sigaretta. Cercando la faccia da fare e senza trovarla non sapeva nemmeno bene dove guardare. A un certo punto la sua mano di farfalla si mise a tremare. Tremava proprio, e io la vidi. Tremava così tanto che a un certo punto la cenere della sigaretta si staccò e cadde giù. Prima sul suo bel abito nero e poi scivolando finì sulla scarpa destra. Scarpa di vernice nera, brillante. Quella cenere, come uno sbuffo bianco, lui la guardò. Guardò la scarpa, la vernice e la cenere e capì. Quello che c'era da capire lo capì. E camminando piano, passo dopo passo, attraversò la grande sala e se ne sparì. Con le sue scarpe di vernice nera. E su una c'era uno sbuffo. E lui se la portava via. E lì c'era scritto che qualcuno aveva vinto e non era lui. Jelly Roll Morton passò il resto del viaggio chiuso nella sua cabina. Il giorno dopo ripartì per l'America, su un'altra nave però. Non voleva più saperne di 900 e tutto il resto. Voleva tornare e basta. Dal ponte di terza classe appoggiato alla muratura, 900 lo vide scendere. E mi ricordo che disse soltanto: «E in culo al jazz!». Liverpool-New York, Liverpool-Rio de Janeiro, Boston-Cork, Lisbona-Santiago del Cile, Liverpool-Boston, Boston-Hamburgo, New York-Hamburgo, New York-Genova, Florida-Rio de Janeiro, Florida-New York, New York-Genova, Lisbona-Rio de Janeiro, Liverpool-Rio de Janeiro, Liverpool-New York, Cork-Cherbourg, Vancouver-Cork, Boston-Liverpool, Santiago del Cile-New York, New York-Liverpool-Oceano. Proprio in mezzo. E lì, a quel punto, cadde il quadro. A me ha sempre colpito questa faccenda dei quadri. Stanno su per anni, poi senza che accade nulla, ma nulla dico, eh. Fran, giù, cadono. Stanno lì, attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, ma loro a un certo punto, fran, cadono. Giù come sassi. Nel silenzio più assoluto, con tutto immobile intorno, non una mosca che vola, e loro, fran. Non c'è una ragione. Perché proprio in quell'istante? Non si sa. Fran. Cos'è che succede ad un chiodo per farlo decidere che non ne può più? C'ha un'anima anche lui, poveretto. Prende delle decisioni? Ne ha discusso a lungo con il quadro. Erano incerti sul da farsi, ne parlavano tutte le sere, da anni. Poi hanno deciso una data, un'ora, un minuto, un istante e quello. Fran. O lo sapevano già dall'inizio, i due. Era già tutto combinato. Guarda, io mollo tutto fra 7 anni, eh? Per me va bene? Ok, allora intesi per il 13 maggio. Ok, verso le 6? Facciamo 6:15? D'accordo. Allora, buonanotte. Notte. 7 anni dopo, 13 maggio, 6:15, fran. Non si capisce. È una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, se no ci esci matto. Quando cade un quadro, quando ti svegli un mattino e non l'ami più. Quando apri il giornale e leggi che è scoppiata la guerra. Quando vedi un treno e pensi: io devo andarmene da qui. Quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio. Quando, in mezzo all'oceano, 900 alzò lo sguardo dal piatto e disse: a New York, fra 3 giorni, io scenderò da questa nave. Fran. Ad un quadro mica puoi chiedere nulla, ma a 900 sì. Lo lasciai in pace per un po', poi cominciai a sfinirlo. Volevo capire perché. Una ragione doveva pure esserci. Uno non sta 32 anni su una nave e poi un giorno d'improvviso se ne scende.
come se niente fosse, senza nemmeno dire il perché al suo migliore amico, senza dirgli niente. «Devo vedere una cosa laggiù», mi disse. «Quale cosa?» Non voleva dirla, e si può anche capirlo, perché quando alla fine la disse, quel che disse fu «il mare». «Il mare?» «Il mare. Pensa te. A tutto potevi pensare, ma non a quello. Non volevo crederci. Sapeva di presa per il culo bella e buona, non volevo crederci. Era la cazzata del secolo. Sono 32 anni che lo vedi, il mare, 900. Da qui. Io voglio vederlo da là. Non è la stessa cosa. Santo Iddio, mi sembra di parlare con un bambino. Aspetta di essere in porto, ti sporgi e lo guardi per bene. È la stessa cosa. Ah? Non è la stessa cosa. E chi te l'ha detto? Gliel'aveva detto uno che si chiama Buster Linebuster. Un contadino. Uno di quelli che vivono 40 anni lavorando come muli. E tutto quello che hanno visto è il loro campo. E una o due volte la città grande. Qualche miglio più là, il giorno della fiera. Solo che poi a lui la siccità aveva portato via tutto. La moglie se n'era andata con un predicatore di non so cosa. E i figli li aveva portati via la febbre. Tutti e due. Uno con la buona stella, insomma. Così, un giorno aveva preso le sue cose, aveva fatto tutta l'Inghilterra a piedi per arrivare a Londra. Dato che però non se ne intendeva un granché di strade, invece che arrivare a Londra, era finito in un paesino da nulla. Dove però, se continui sulla strada, facevi due o tre curve e giravi dietro alla collina, alla fine, d'improvviso, c'era il mare. Non lo aveva mai visto prima, lui. Ne era rimasto fulminato. Lo aveva salvato a voler credere a quello che diceva. Diceva, è come un urlo gigantesco che grida e grida, e quello che grida è «Banda di cornuti! La vita è una cosa immensa! Lo volete capire o no? Immensa!» Lui, Linebuster, quella cosa non l'aveva mai pensata. Proprio non gli era mai capitato di pensarla. Fu come una rivoluzione nella sua testa. Forse è che il 900, anche lui, non gli era mai venuto in mente davvero quella roba, che la vita è immensa. Magari lo sospettava anche, ma nessuno gliel'aveva mai gridato in quel modo. Così se la fece raccontare mille volte da quel Buster, la storia del mare e tutto il resto, e alla fine decise di dover provare anche lui. Quando si mise a spiegarmi, c'aveva l'aria di uno che ti spiega come funziona il motore a scoppio. Era scientifico. Posso rimanere anche anni qua sopra, ma il mare non mi dirà mai nulla. Io adesso scendo, vivo sulla terra e della terra per anni. Divento uno normale. Poi un giorno parto, arrivo su una costa qualsiasi, alzo gli occhi e guardo il mare. E lì lo ascolterò gridare. Era scientifico. A me sembrava la cazzata scientifica del secolo. Potevo dirglielo, ma non l'ho fatto. Non era così semplice. Il fatto è che io gli volevo veramente bene a 900 e volevo che scendesse un giorno o l'altro da lì e suonasse per la gente della terra e sposasse una donna simpatica, avesse dei figli e insomma tutte le cose della vita, no? Che magari non è immensa, però è anche bella, se solo hai un po' di fortuna e di voglia. Insomma, quella del mare mi sembrava una vera boiata, però se riuscivo a portare 900 giù da lì, per me andava bene. Così, alla fine pensai che era meglio così. Gli dissi che il suo ragionamento non faceva una piega, e che ero contento, davvero, e che gli avrei regalato il mio cappotto di cammello. Avrebbe fatto un figurone, scendendo dalla scaletta col cappotto cammello. Lui era anche un po' commosso. Però mi verrai a trovare, no? Sulla terra. Dio, c'avevo un sasso qui, in gola, come un sasso. Mi faceva morire se faceva così. Io detesto gli addii. Mi misi a ridere meglio che potevo, una cosa penosa, e dissi che certo sarei andato a trovarlo e avremmo fatto correre il suo cane per i campi. E sua moglie avrebbe cucinato il tacchino, e non so che altra stronzata, e lui rideva, e anch'io. Ma dentro sapevamo tutte e due che la verità era un'altra. La verità era che stava per finire tutto, e non c'era niente da fare. Doveva succedere e stava succedendo. Danny Woodman, T.D. Lemon 900, sarebbe sceso dal Virginia nel porto di New York un giorno di febbraio. Dopo 32 anni vissuti sul mare, sarebbe sceso a terra per vedere il mare.
900 è sulla cima della scaletta del piroscafo, il Virginian. Cappotto cammello, cappello e una grande valigia. Sta un po' lì, nel vento, immobile, a guardare davanti a sé. Guarda New York. Poi scende il primo gradino, il secondo, il terzo, e lì... Di colpo, 900 si inchioda. «Che? Hai pensato una merda?» disse Neil O'Connor, che era un irlandese che non capiva mai un cazzo e però non c'era mai verso di togliergli il buon umore. «Avrà dimenticato qualcosa?» dissi io. «Cosa? E che ne so? Forse si è dimenticato perché sta scendendo. E intanto lui là, fermo, con un piede sul secondo gradino e uno sul terzo. Se ne rimase così per un tempo eterno. Guardava davanti a sé, sembrava che cercasse qualcosa. E alla fine fece una cosa strana. Si tolse il cappello, allungò la mano oltre il mancorrente della scaletta e lo lasciò cadere giù. Sembrava un uccello stanco o una frittata blu. Fece un paio di curve nell'aria e cadde in mare, galleggiava. Quando rialzammo gli occhi verso la scaletta, vedemmo 900 nel suo cappotto cammello, nel mio cappotto cammello, che risaliva quei due gradini, con le spalle al mondo e uno strano sorriso in faccia. Due passi e sparì dentro la nave. «Hai visto? È arrivato il nuovo pianista», disse Neil O'Connor. «Dicono che sia il più grande», dissi io, e non sapevo se ero triste o felice da pazzi. Cosa abbia visto da quel maledetto terzo gradino, non me l'ha detto. Quel giorno, e poi per i due viaggi che facemmo dopo, 900 rimase un po' strano, parlava meno del solito e sembrava molto occupato in qualche sua faccenda personale. Noi non facevamo domande. Lui faceva finta di niente. Si vedeva che non era proprio tutto normale, ma comunque non ci andava di chiedergli qualcosa. Poi un giorno 900 entrò nella mia cabina e lentamente, ma tutto di fila, senza fermarsi, mi disse... «Grazie per il cappotto, mi andava da Dio, è stato un peccato, avrei fatto un figurone, ma adesso va tutto molto meglio, è passata, non devi pensare che io sia infelice, non lo sarò più, davvero». Per me non ero nemmeno sicuro che lo fosse mai stato infelice. Non era una di quelle persone di cui ti chiedi chissà se è felice quello, lui era 900 e basta. Non ti veniva da pensare che c'entrasse qualcosa con la felicità o col dolore. Sembrava al di là di tutto. Sembrava intoccabile. Lui e la sua musica, il resto non contava. Mi lasciò secco quella frase. Aveva la faccia di uno che non scherzava quando la disse. Uno che sapeva benissimo dove sta andando e che ci sarebbe arrivato. Era come quando si sedeva sul pianoforte e attaccava a suonare. Non c'erano dubbi nelle sue mani e i tasti sembravano aspettare quelle note da sempre. Sembravano finiti lì per loro e solo per loro. Sembrava che inventasse lì per lì, ma da qualche parte, nella sua testa, quelle note erano scritte da sempre. Adesso so che quel giorno, 900, aveva deciso di sedersi davanti ai tasti bianchi e neri della sua vita e di iniziare a suonare una musica assurda e geniale, complicata ma bella, la più bella di tutte. E che quella sua musica avrebbe ballato quel che rimaneva dei suoi anni e che mai più sarebbe stato infelice. Io dal Virginian ci scesi il 21 agosto 1933. C'ero salito sopra 6 anni prima, ma mi sembrava fosse passata una vita. Non ci scesi per un giorno o per una settimana, ci scesi per sempre. Coi documenti di sbarco e le paghe arretrate e tutto il resto, tutto in regola, avevo chiuso con l'oceano. Non è che non mi piacesse quella vita, era un modo strano di far quadrare i conti, ma funzionava. Solo non riuscivo a pensare veramente che potessi andare avanti per sempre. Se fai il marinaio allora è diverso, il mare è il tuo posto, ci puoi stare lì fino a schiattare e va bene così. Ma uno che suona la tromba... Se suoni la tromba, sul mare sei uno straniero e lo sarai per sempre. Prima o poi è giusto che torni a casa. Meglio prima, mi dissi. E meglio prima, dissi a 900. E lui capì. Si vedeva che non aveva nessuna voglia di vedermi scendere da quella scaletta per sempre, ma dirmelo non me lo disse mai. L'ultima sera stavamo lì a suonare per i soliti imbecilli della prima classe. Venne il momento del mio assolo, incominciai a suonare e dopo poche note sentii il pianoforte che mi veniva dietro. Sottovoce, con dolcezza, ma suonava con me. Andammo avanti insieme e io suonavo meglio che potevo, oddio. Non ero Louis Armstrong, ma suonai proprio bene con 900 dietro che mi seguiva ovunque come sapeva fare lui. Ci lasciarono andare avanti ancora per un bel po'. La mia tromba e il suo pianoforte, per l'ultima volta. Lì a dirti tutte le cose che mica puoi dirti con le parole.
Intorno la gente continuava a ballare, non si era accorta di niente. Non poteva accorgersene. Cosa ne sapeva? Continuava a ballare come se niente fosse. Forse qualcuno avrà detto a un altro: guarda quello con la tromba che buffo, sarà ubriaco. O è matto. Guarda quello con la tromba. Mentre suona, piange. Come sono andate le cose poi dopo essere sceso da là? Quella è un'altra storia. Magari mi riusciva perfino di combinare qualcosa di buono se solo non si ficcava di mezzo quella dannata guerra, pure lei. Quella è stata una cosa che ha complicato tutto, non si capiva più niente. Bisognava avere un gran cervello per raccapezzarsi. Bisognava averci delle qualità che io non avevo. Io sapevo suonare la tromba. È sorprendente come sia inutile suonare una tromba quando c'è una guerra intorno. E addosso, che non ti molla. Comunque, del Virginian e di Novecento non seppi più nulla per anni. Non che me ne fossi dimenticato, ho continuato a ricordarmene sempre. Mi capitava sempre di chiedermi: chissà cosa farebbe Novecento se fosse qui. In culo la guerra, direbbe. Ma se lo dicevo io non era la stessa cosa. Girava così male che ogni tanto chiudevo gli occhi e tornavo là sopra, in terza classe, a sentire gli emigranti che cantavano l'opera. E il Novecento che suonava chissà che musica, le sue mani, la sua faccia, l'oceano intorno. Andavo di fantasia e di ricordi, è quello che ti rimane da fare alle volte per salvarti. Non c'è più nient'altro. Un trucco da poveri, ma funziona sempre. Insomma, era una storia finita quella. Poi un giorno mi arrivò una lettera. Me l'aveva scritta Neil O'Connor, quell'irlandese che scherzava in continuazione. Quella volta però era una lettera seria. Diceva che il Virginian se n'era tornato a pezzi dalla guerra. L'avevano usato come ospedale viaggiante e alla fine era così ridotto male che avevano deciso di buttarlo a fondo. L'avevano riempita di dinamite e prima o poi l'avrebbero portata a largo per farla finita. Boom! E via. Poi c'era un PS e diceva: ce l'hai $100? E sotto un altro PS e diceva: 900 lui, mica è sceso. Solo quello. 900 lui, mica è sceso. Mi girai la lettera in mano per 2 giorni. Poi presi il treno che andava a Plymouth. Andai al porto, cercai il Virginian, lo trovai. Diedi un po' di soldi alle guardie che stavano lì, salì sulla nave, la girai da cima a fondo. Scesi alla sala macchine, mi sedetti su una cassa che aveva l'aria di essere piena di dinamite, mi torsi il cappello, lo posai per terra e rimasi lì, in silenzio, senza sapere cosa dire. Fermo lì, a guardarlo. Fermo lì a guardarmi. Dinamite anche sotto il suo culo, dinamite dappertutto. Danny Woodman, T.D. Lemon 900. Avresti detto che lo sapeva che sarei arrivato. Con quella faccia invecchiata, ma in un modo bello, senza stanchezza. Niente luce sulla nave. C'era solo quella che filtrava da fuori, chissà la notte com'era. Le mani bianche, la giacca ben abbottonata, le scarpe lucide. Mica era sceso lui. Nella penombra sembrava un principe. Mica era sceso. Sarebbe saltato insieme a tutto il resto, in mezzo al mare. Gran finale, con tutti a guardarlo dal molo e da riva. Il grande fuoco d'artificio. Adieu. Giù il sipario, fumo e fiamme, un'onda grande, e alla fine Danny Woodman, T.D. Lemon. 900. In quella nave, ingoiata dal buio, l'unico ricordo di lui è una voce. Quasi soltanto adagio, a parlare. Tutta quella città. Non se ne vedeva la fine. La fine, per cortesia. Si potrebbe vedere la fine. E il rumore. Su quella maledettissima scaletta era molto bello, tutto. E io ero grande con quel cappotto, facevo il mio figurone. Non avevo dubbi. Era garantito che sarei sceso, non c'era problema. Primo gradino, secondo gradino, terzo gradino. Primo gradino, secondo... Non è quel che vidi che mi fermò. È quel che non vidi. Puoi capirlo, fratello? È quel che non vidi. Lo cercai, ma non c'era. In tutta quella sterminata città c'era tutto, tranne... C'era tutto. Ma non c'era una fine. Quel che non vidi è dove finiva tutto quello. La fine del mondo. Ora tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono.
Tu lo sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono infinito loro, tu sei infinito e dentro quei tasti è infinita la musica che puoi fare. Loro sono 88, tu sei infinito. Questo a me piace. Questo lo si può vivere, ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la vera verità, che non finiscono mai, e quella tastiera è infinita. Se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Ti sei seduto su un sediolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio. Cristo, ma le vedevi le strade? Anche solo le strade, ce n'erano a migliaia. Come fate voi laggiù a sceglierne una? A scegliere una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire? Tutto quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce e quanto ce n'è. Non avete paura, voi, di finire in mille pezzi solo a pensarla, quell'enormità, solo a pensarla, a viverla? Io sono nato su questa nave, e qui il mondo passava, ma a 2000 persone per volta. E di desideri ce n'erano anche qui, ma non più di quelli che ci potevano stare tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità, su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato così, la Terra, quella... È una nave troppo grande per me. È un viaggio troppo lungo, una donna troppo bella, un profumo troppo forte. È una musica che non so suonare, perdonatemi. Ma io non scenderò. Adesso cerca di capire, fratello. Cerca di capire, se puoi. Tutto quel mondo negli occhi, terribile ma bello, troppo bello. E la paura che mi riportava indietro. La nave, di nuovo e per sempre, piccola nave. Quel mondo negli occhi, tutte le notti, di nuovo, fantasmi. Ci puoi morire se li lasci fare. La voglia di scendere, la paura di farlo. Diventi matto così, matto. Qualcosa devi farlo e io l'ho fatto. Prima l'ho immaginato, poi l'ho fatto. Ogni giorno, per anni, 12 anni, miliardi di momenti. Un gesto invisibile e lentissimo. Io, che non ero stato capace di scendere da questa nave per salvarmi, sono sceso dalla mia vita. Gradino dopo gradino, e ogni gradino era un desiderio, per ogni passo un desiderio a cui dicevo addio. Non sono pazzo, fratello. Non siamo pazzi quando troviamo il sistema per salvarci. Siamo astuti come animali affamati. Non c'entra la pazzia, è genio quello, è geometria, perfezione. I desideri stavano strappandomi l'anima. Potevo viverli, ma non ci sono riuscito. Allora li ho incatenati. E uno a uno li ho lasciati dentro di me. Geometria, fratello, un lavoro perfetto. Tutte le donne del mondo le ho incatenate suonando una notte intera per una donna. Una. La pelle trasparente, le mani senza un gioiello, le gambe sottili, ondeggiava la testa al suono della mia musica. Senza un sorriso, senza piegare lo sguardo, mai. Una notte intera. Quando si alzò, non fu lei che uscì dalla mia vita. Furono tutte le donne del mondo. Il padre che non sarò mai, l'ho incatenato guardando un bambino morire, per giorni, seduto accanto a lui, senza perdere niente di quello spettacolo tremendo, bellissimo. Volevo essere l'ultima cosa che guardava al mondo. Quando se ne andò, guardandomi negli occhi, non fu lui ad andarsene, ma tutti i figli che non ho mai avuto. La terra, che era la mia terra, da qualche parte nel mondo l'ho incatenata sentendo cantare un uomo che veniva dal nord. E tu lo ascoltavi e vedevi la valle, i monti intorno, il fiume che adagio scendeva, la neve d'inverno, i lupi la notte. Quando quell'uomo finì di cantare, finì la mia terra, per sempre, ovunque essi sia. Gli amici che ho desiderato li ho incatenati suonando per te e con te quella sera. Nella faccia che avevi, negli occhi, io li ho visti tutti, i miei amati amici. Quando te ne sei andato, sono venuti via con te. Ho detto addio alla meraviglia, quando ho visto gli immani iceberg del mare del nord crollare vinti dal caldo. Ho detto addio ai miracoli, quando ho visto ridere gli uomini che la guerra aveva fatto a pezzi. Ho detto addio alla rabbia, quando ho visto riempire questa nave di dinamite.
ho detto addio alla musica, alla mia musica. Il giorno che sono riuscito a suonarla tutta in una sola nota, in un istante. E ho detto addio alla gioia, incatenandola, quando ti ho visto entrare qui. Non è pazzia, fratello, geometria. Ho disarmato l'infelicità, ho sfilato via la mia vita dai miei desideri. Se tu potessi risalire il mio cammino, li troveresti uno dopo l'altro, incantati, immobili, fermati lì per sempre a segnare la rotta di questo viaggio strano che a nessuno mai ho raccontato se non a te. Già me la vedo la scena arrivato lassù, quello che cerca il mio nome nella lista e non lo trova. Come ha detto che si chiama? 900. Nosischi, Notar Bartolo, Novalis, Nozza... che sono nato su una nave. Prego? Sono nato su una nave e ci sono anche morto, non so se risulta lì sopra. Naufragio? No, è esploso. 6 quintali e mezzo di dinamite, boom. Ah, tutto bene adesso? Sì, benissimo, cioè solo sta faccenda del braccio, si è perso un braccio, ma mi hanno assicurato che qui... Manca un braccio? Sì, sa, nell'esplosione. Allora, dovrebbero essercene un paio di là. Qual è che le manca? Il sinistro. Ahia, ho paura che siano 2 destri, sa. 2 bracci destri? Già. Nel caso lei avrebbe problemi a... A cosa? No, voglio dire, se prendesse un braccio destro... Un braccio destro al posto del sinistro? Ma no. In linea di massima, meglio un destro che niente. È quel che penso anch'io. Aspetti un attimo che glielo vado a prendere. Se mai ripassò fra qualche giorno, le fosse arrivato un sinistro... Senta, ne ho 1 bianco e 1 negro. No. Tinta unita. Niente contro i negri, È solo una questione di... Sfiga. Tutta un'eternità in paradiso con 2 mani destre. Tutta un'eternità. Milioni di anni a fare la figura dello scemo. Un inferno in paradiso. C'è niente da ridere. Certo. Sai che musica però? Con quelle mani. 2 destre. Se solo c'è un pianoforte, è dinamite, quella che hai sotto il culo, fratello. Alzati da lì e vattene, è finita. Questa volta è finita per davvero.